Con i loro canti e l'intreccio delle varie voci, i gruppi che si sono esibiti durante la seconda edizione di Musica a Palazzo hanno emozionato e catturato i presenti nella chiesa di Santa Maria degli Angeli a San Domenico. La manifestazione, promossa dal circolo Acli APS Elio Vittorini, ovvero il gruppo vocale Moris Letizia, è stata realizzata grazie anche al sostegno dell'Incoros Federation, Ministero della Cultura, Comune di Caltanissetta e alla collaborazione del MOVI e Associazione Alchimia. Durante la seconda giornata, cioè il 10 dicembre, è stato anche proiettato il docufilm del progetto Musica a Palazzo, realizzato da Salvatore Pellegrino, un viaggio nella storia alla riscoperta della presenza del Martoretta a Caltanissetta. Vede come protagonisti il gruppo vocale Amoris Letizia e le professoresse Rosanna Zaffuto-Rovello, Maria Antonella Balsano e Marina Castiglione, che insieme ci hanno dato un quadro il più chiaro possibile di questo compositore. La storia di Don Domenico da Martoretta racconta una parte di Caltanissetta, una parte un po' nascosta e poco conosciuta. L'obiettivo è quello di far conoscere questa, soprattutto alla nostra città, per risvegliare un po' quello che è l'amore per il proprio territorio, e la consapevolezza che abbiamo una storia avvincente, ricca e che ancora ha bisogno di essere approfondita. Si chiude dunque la seconda edizione di Musica a Palazzo, proiettando già lo sguardo verso il prossimo anno. È stato infatti lanciato il primo concorso internazionale per compositori Musica a Palazzo, che si svolgerà proprio durante la terza edizione della manifestazione.